Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio far vedere i miei acquisti che ho fatto all'Olympia Beauty, questa fiera della bellezza che ho fatto vedere anche il vlog. Se non l'avete visto, non perdetevelo, lo metto qui nell'info box. Tin, 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 tin. Ora passiamo subito agli acquisti. In primis sono andata, se avete potuto vedere, no, dalla foto, ho messo una foto se non erro. O nel video inizialmente purtroppo però mi hanno tolto l'audio, quindi non si può sentire cosa stavo dicendo, ma stavo dicendo che sono entrata nella Beauty Blogger Awards all'Olympia Beauty, che era una sezione a parte solo per le beauty blogger che avevano il canale YouTube, dove parlavano dei nuovi prodotti che stavano per uscire, di come fare ad avere successo, c'erano comunque vari meeting, varie riunioni, e poi c'erano vari brand che regalavano delle cosine. E infatti ho ricevuto questa busta, faccio vedere un po' figa, bella grossa, Beauty Blogger Awards 2015, così, con dei prodotti da provare e magari parlarvene, oppure magari farvi solo vedere nel video comunque haul, diciamo così. Nessuno mi ha obbligato, nessuno mi obbligherà a parlarne se mi piacciono o meno, quindi non so se ne parlerò di questi prodotti o vi faccio solo vedere. Però passo direttamente, vi faccio vedere in primis le cose che ho comprato io. Quelle che mi hanno regalato, magari faccio un video a parte, non lo so. Vediamo quanto dura questo video, magari alla fine vi farò vedere cosa mi hanno regalato. Passiamo subito alle cose invece che io ho acquistato. Questa fiera è bellissima, beh, da come avete visto nelle immagini, nel video. La prima cosa che ho comprato, c'era uno stand di prodotti, diciamo, naturali, non lo so, cosa al Mar Morto. Questi sono due prodotti. Una cosa che non c'entra niente col Mar Morto, una cosa che c'entra. Ho comprato questa cremina, che è una crema mani, della HAVA, A-H-A-V-A, non so, via. Non so che significa. Active Dead Sea Minerals. Comunque sono i minerali del Mar Morto, i sali del Mar Morto. Ma con una crema mani molto molto profumata. Spero che tratti bene le mani, perché io ne ho sempre bisogno in inverno, davvero, davvero. E queste sono 40 ml, l'ho pagata 1,50 pound, non tanto. Ho detto vabbè, proviamo questa marca. E poi c'era dello stesso brand HAVA, c'era un brush Mineral Makeup Care Skin Loving Makeup Brush. Già dalla confezione si può vedere che è un pennellino molto carino, un po' più piccolo rispetto ai normali, cioè tipo da viaggio, però non male. E questo pennello molto morbido, diciamo un semicabuchi, per stendere cipria e bronzer. Non so se lo utilizzerò per la cipria o per il bronzer, ma vedremo. Mi serviva perché io ho tanti tipi di cipria e tanti tipi di bronzer, quindi mi servono vari tipi di pennello, perché io sono una che lava poco i pennelli. Oh sì. Purtroppo lavo una volta ogni 2 o 3 settimane, non ce la faccio a lavarli prima, quindi mi si sporcano tantissimo, ho bisogno di cambiarli. Ho comprato questo costava 2,50 pound, vabbè, di che prezzi, tanto per, tanto per. Poi sono andata da Morgan Taylor. Oh, si sono sfasciati tutti, vabbè, non fa niente, vi faccio vedere così. Morgan Taylor, non ho capito se è la copia, se è simile, se è un altro brand a parte, non l'ho capito. Assomigliano a OPI, assomiglia a OPI anche le confezioni. Infatti ho comprato il set di Cinderella, una collezione passata, Only in Cinemas, Morgan Taylor, Made in USA, fabbricato in America. Non lo so, non vi so dire. Vi faccio vedere, diciamo, uno smaltino, uno dei quattro. Sono quattro smalti, uno è viola, uno è verde, uno è blu, uno è un rosa quasi fucsia e un altro è rosa chiaro. Il blu e il verde sono glitterati, mentre gli altri sono, diciamo, matte, diciamo così. Sono molto belli, spero che la qualità sia buona. E questo costava solo 6 pound perché è una collezione vecchia. Solo per questo costava 6 pound, quindi l'ho comprato e ho detto vediamo un po'. Ecco, io chiudo così. Era molto carino, proviamo anche un marchio diverso. Anche se il mio brand preferito di smalti è Essie, tra tutti proprio. Poi vi faccio vedere, purtroppo quello che ho speso di più, vabbè non di tutto però, da NYX, non solo, mi hanno regalato molte cose che magari vi faccio vedere dopo, ma ho comprato anche, ho speso 40 pound solo da NYX. Pazza, sono pazza, sì. La prima cosa che ho preso, che purtroppo me ne sono pentita, anche se, vabbè, vedremo per Halloween, lo utilizzerò, è il fondotinta. Questo è il fondotinta Stay Matte But No Flat, quello la matta, è la 04 Creamy Natural.
Non so perché non c'erano i tester su niente, qualsiasi cosa che c'avevano non avevano tester. Ho detto ok, compriamo, non fa niente, penso che il 4, che ho visto dalla confezione, ho detto vabbè, se questo è il colore va bene, è simile al mio incarnato, non è troppo chiaro, invece no, invece è chiaretto purtroppo, eh. Purtroppo è chiaretto. È chiaretto, vi faccio vedere, infatti guardate, è chiaro rispetto alla mia pelle. Magari lo utilizzo per o schiarire un po' quei fondotinta che ho magari un po' più scuri, o per magari illuminare sotto gli occhi, o magari lo posso utilizzare per Halloween. Non so cosa fare da Halloween. Vediamo, vediamo, vediamo. Ho delle idee. Magari ne parleremo presto. Poi ho acquistato un prodottino che ho usato solo una volta e già mi piace, però non è chissà che fenomeno, eh? Non vi aspettate come gli stick di. C'è un marchio che fa gli stick di fondotinta, non lo so, non mi ricordo. Vabbè, non è proprio ottimissimo, però mi è piaciuto abbastanza. Poi magari lo utilizzerò più volte e vedrò. Questo, che è il Wonder Stick, cioè il Contour Stick, alla fine per fare il contouring. Da una parte è chiaro, da una parte è scuro. La cosa che mi piaceva è la parte chiara, forse, che non è proprio tanto. Però. Non è male, faccio vedere, vabbè, magari vi faccio una recensione a parte, ve ne parlo poi da parte. Questo è quello scuro per fare il contour. Ok, si vede, sì. Vabbè, questo l'ho pagato 9 pound. Pensate che tutte le cose stavano scontate al 20% in fiera NYX. Perché NYX è comunque abbastanza costosina, come brand, non è così cheap, così economico. Beh, mi sto pulendo la mano. È così. Poi, odore di biscotti. Il mio ragazzo sta facendo i biscotti. Che fortunata che sono. Poi mi sono comprata un soft matte lip cream, quelli la matta. Le mie amiche avevano già acquistato in passato quello color carne, cioè il marroncino, e non si vede assolutamente sulle labbra. Me ne hanno parlato molto male. Quindi, per non buttare dei soldi, ho detto vabbè, prendiamo uno colorato, magari va meglio. Infatti, questo mi piace abbastanza, però non ho ancora indossato, l'ho solo sbocciato sulla mano, che adesso vi faccio vedere. Molto bello, mi piace molto il colore. E poi odora di dolce, mi piacciono gli odori dolci sulle labbra. Comunque questo c'è una sorta di un fucsia caldo, bello, un bel colore. Questo qui, questo l'ho pagato su 4,99 pound, come 4,95 pound alla fine. Poi ho preso delle matitine, cioè dopo le matitine. Ah, ho preso la classica proprio, questa c'è da una vita che la volevo. Vabbè, non fa niente, spendo questi cazzo di qua. Scusate, questi cavoli di 4,50 pound. Vabbè, non fa niente. Prendiamo la Milk, la matita classica Milk per fare la base per i colombretti. Mi serviva perché ho detto pure per Halloween, quando faccio qualche trucco particolare, lo devo prendere e l'ho presa. E poi ho preso delle matite, là, soprattutto che lo utilizzo per labbra. Stanno alcune che sono sia labbra ed occhi. Anzi, sta una che questa è per eye and eye. Adesso sto leggendo per occhi e sopracciglia, ma mi piaceva invece per, non per le sopracciglia, ma per le labbra. Perché è marrone, io adoro i marroni, marroni matti, marroni caldi, queste cose qui, e mi piaceva. Vabbè, fa niente, adesso ho letto, vabbè, ma alla fine sono sempre gli stessi, li utilizzerò per le labbra. Sempre per le labbra utilizzerò anche queste due. E questa me l'hanno già regalata, cretina, ho comprato uguale, l'ho comprata perché non avevo visto il numero. E va bene. Vabbè, questa è l'827 Never, che è bellissima, una matita labbra meravigliosa. Questa la devo provare assolutamente. È un viola, un viola che va sul marrone, bella davvero. E poi ho preso questa, dov'è? Quest'altra invece non Ever, quest'altra. No, quest'altra è sigillata, ancora devo aprirla. Natural. Natural, adesso la apro insieme a voi. Vediamo un poco. Costavano poco, 1,99 pound, 2 pound, questo è il prezzo che costavano queste matite, non costavano tanto, quindi l'ho presa e ho detto ok. Poi adoro le matite, ormai non posso farne senza, cioè. Ecco qui, spacchettamento in diretta. Vi faccio uno svoccino se si vede, vabbè, io li faccio però poi, sapete, non si sa mai se si vedono o meno. E qui, sì, mi piace molto il colore, bello, bello, bello. Sto marrone matte che va sul rosa anche, un marrone rosato. Mi piace, ho la mano disastrata, vabbè. Dimentico sempre di prendere le salvettine quando faccio il video, però. Vabbè, mi attrezzerò in futuro migliore. Poi, sempre di NYX, di NYX.
ha una base per dire l'ombretto, vabbè, vale, ti ho comprato la matita, il matitone, perché peso la base, perché per tutti i giorni una base. Questa è Shadow Base, Base the Ford, vabbè. Shadow Base numero 3. Questa che non ho aperto niente, l'ho fatto apposta, cioè ho aspettato una settimana per fare il video per voi, perché voglio farvi vedere le cose intatte, lo so, c'ho questa fissa. Noi blogger slash youtuber abbiamo la fissa di non toccare le cose prima di fare foto o video. Mettete mi piace, commentate se anche voi avete sta fissa. E questo è un color carne, vabbè, non ve lo sditazzo tutto perché vabbè, è un peccato, poi dai, sditazzarvelo solo per farvi vedere, vabbè, è un color carne. E io credo che il color carne sia ancora meglio dei primer classici, proprio che sono trasparentini. Io sto utilizzando lo Shadow Insurance di Too Faced, che adesso comunque c'è, da un anno che ce l'ho, sta diventando molto liquidino, sta uscendo l'oletto fuori. Quindi dovevo prendere questo, anche perché non è che lo uso tutti i giorni, adesso lo Shadow Insurance, però non finisce, è ancora pieno, cioè non so come si fa a finire un primer occhi. A me non finisce, va bene. E poi, ah, una cosa meravigliosa, faccio vedere dopo queste cose. Oddio, faccio vedere un'altra cosa, sempre che mi ha soddisfatto tantissimo. Quest'anno alla fiera c'era Inglot. Che bello, che bello. Infatti, io l'ho visto alla fine quando stavo uscendo, io così. No, e nel frattempo, quando stavo uscendo, stavo al mio ragazzo dicendo: guarda, ho speso troppi soldi, basta, non farmi spendere più niente. Mentre lo dicevo, sono passata da Inglot, ho visto Inglot, io così. La frase che ho detto prima cancelliamola, la dirò dopo. Adesso vediamo cosa c'ha Inglot. Aveva 3 miliardi di grossetti, tutto. Comunque scontato di 4-5 pound in meno rispetto al prezzo di listino. E quindi conveniva. E alla fine ho preso due cose. Un rossetto e un fondotinta. Il fondotinta è quello cream foundation. Il cream foundation. Volevo prendere quello HD, quello comunque super super pigmentato, ma era troppo troppo stucchevole. Magari mi sarebbe piaciuto, sì, però non so, mi avrebbe fatto quell'effetto le lineette che si vedono. Era davvero fortissimo, fortissimo. Una corrente del genere non l'ho mai vista. Ho provato i Make Up Forever tutti, ma questo, quello, non questo che ho comprato, quello che ho visto, costava 3 pound in più rispetto a questo. Era una cosa estrema, se avete problemi con la pelle, pori, problemi di brufoli, acne, volete proprio coprire, 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 quello è, secondo me, una favola, anche se magari vi segna un po', perché lo vedevo molto, molto stuccoso, no? Molto forte. Quindi ho detto, vabbè, evitiamo, prendiamo una cosa un po' più leggera, come coprenza, e ho preso questo, mi piace molto il packaging di vetro, AMC Cream Foundation, questo qui, e ho preso, non ve lo spampo, spampo, non so come dire in italiano. Aspettate, aspetta, ma dovrebbe starci il coso? Ma non c'è il pampo. Aspettate, non capisco se non c'è il. Questo è un applicatore, fammi vedere. No, ma questo. Non ho capito se c'è l'applicatore o meno. Perché io quello che ho visto c'era l'applicatore. Mi sa che si compra a parte l'applicatore. Vabbè, senza applicatore. Non lo so, avete visto la mia faccia scioccata. Vabbè, non ci pensiamo, l'ho aperto lo stesso. LC300 il mio colore, vabbè. No. Vabbè, non c'è l'applicatore, penso. Ah, c'è pure un foglietto di istruzione dentro. Vabbè, fa niente. La cosa che mi piaceva la coprenza, media coprenza, quindi buildable, quindi è. Comunque, come si dice? Moderabile? Come si dice? Così? Vabbè. Fa niente, mi piaceva, costava 13 pound invece di 19-20 che costa sul sito, quindi ho detto ok. Prendiamolo, poi ho preso questo rossetto, ovviamente come deve essere, matte, la formulazione matte. Ho preso questo che è il 411 Lipstick Rouge All'Oeuvre. Ve lo faccio vedere che è veramente bellissimo, ne ho deciso tra tantissimi colori. Ho detto prendiamone uno, stava 9 pound. Ho detto prendiamone uno solo. E ho preso questo. Mi faccio lo swatch qua. Così vedete. È un rosa antico caldo. Non so, rosa antico caldo. Non so come descrivere i rossetti, i colori. Vabbè, non fa niente. È un bel colore. Andatelo a vedere, 411. È così. E infine. Anzi, non infine. C'è un'altra cosa che ho in borsa, un rossetto di NYX che ho comprato, dopo me la prendo, vado prendo. Adesso c'è prima
altre due cosine, poi prendo l'ultima cosa, il rossetto che mi è piaciuto tantissimo. È una scoperta, ho messo anche la foto su Instagram, che adoro, veramente bellissimo sto rossetto di NYX, lo faccio vedere dopo. Faccio le ultime due cose che ho preso da Benefit, la bustina ce l'ho là di Benefit, che è una bustina bellissima, di plastica. Due cose di Benefit, ho comprato due kit, due set. Una è una novità esclusiva per Natale, quindi soprattutto per Natale, sono sempre le collezioni di Natale. E un altro invece che è un set per la skincare. Vi faccio vedere questo set per la skincare. Non l'ho ancora aperto, non l'ho ancora utilizzato, non perché per farlo vedere a voi, ma per conservarlo per quando mi finiscono i prodotti che sto utilizzando attualmente. Non voglio andare a aprire tutto, non mi piace proprio, non mi piace lo spreco. E così questo set contiene una maglietta di prodotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 prodotti. Tra cui sta scritto qui bello. No, sta scritto qui. No, sta scritto come applicare le cose. You may not. Super l'emozione per il viso, crema per il viso, crema contorno occhi, lozione tonificante, nettare viso, foaming cream. Quindi sarebbe quello, diciamo, un sapone per il viso, vabbè, così. Facial polish cleanse, vabbè, lo struccante, vabbè, allora sarebbe sapone viso alla fine. Il tonico, lo struccante, la crema viso, un'emulsione viso molto leggera, e invece la crema invece moisturizing, sempre idratante, più pesante, e la crema per gli occhi, il contorno occhi. Tutti in mini size, però vabbè, non sono tanto mini, vanno abbastanza bene. Dove è scritto qui? Vabbè, ve lo leggo da qui. No, sta scritto. Ecco. Eccoli qui. 9 grammi, 9 grammi, 3 grammi, 9 grammi, vabbè, 9 grammi. Poco, costava abbastanza. Questo costa sulle 15 pound in uno sconto del 20%. E più, ho comprato questo. Questa è però la cosa più bella di tutte. Guardate il packaging, è delizioso. È Real Cheeky Party. Now this is what I call a party. Carinissimo, così proprio. Party style. Sembra molto da circo. Non lo so perché mi ricorda il circo. Non so perché. Questo penso che anche in Italia ci sia, anche sul sito di Benefit, andate a controllare. Ed è bellissimo, un'idea da regalo e soprattutto da farsi regalare dai fidanzati. Quindi subito andate lì, da vostro ragazzo di amore, per Natale so cosa farmi comprare. La cosa bellissima è che la confezione interna è in latta, quindi quando andate a finire il prodotto, oppure se volete magari deportarli, metterli una parte diversa, no? Cioè, deportare le cose, questa scatola potete utilizzare per qualsiasi altra cosa, per conservare il trucco, per conservare magari il tè, mettere il tè, bustine da tè dentro, qualsiasi cosa, perché è deliziosa. E tiene lo stesso comunque motivo di quell'altra, di quella da fuori. C'è un libricino con scritto, ah, il look, c'è un look da realizzare se non erro. E poi stanno gli ingredienti di ogni prodotto, e poi i prodotti che sono la cosa più bella in assoluto. Vi faccio vedere, sono 3, 4, 5 blush e bronzer. C'è il blush Dandelion, Rocketeer, Sugar Bomb e il Coralis. Il Coralis già ce l'ho, però mi è quasi finito, quindi va bene. E poi c'è l'Ula Bronzer, uno dei più famosi. E c'è come correttore il WhatsApp. Vi faccio vedere il correttoncino. Penso che si può togliere dalla confezione. Fammi vedere. Ah no, si può solo aprire, mi sembra. Ma no, si può togliere questo. Che questo è il correttore WhatsApp. Sì. Cosa? WhatsApp. Aspetta, WhatsApp il correttore o qualche altra cosa? Scusatemi che devo leggere. Sugar Bomb, WhatsApp. Oh, l'highlighter! È l'highlighter WhatsApp. Ah, sì, no, perché la confezione ci ricordava un correttore. Ma l'highlighter è quello là viola, secco e lungo. Secco e lungo, quello là comunque a tubetto. Il WhatsApp è l'highlighter, vabbè. Sto proprio dormendo, ok. È un highlighter. E poi c'è una cosa fighissima che volevo provare. Non so se sia buono o meno. Mannaggia, non riesco a togliere le cose da qua dentro, sono davvero incastrate. Non ci ho provato proprio nemmeno, vabbè, ma vi faccio vedere. C'è l'eyeliner, il Dear Real e il mascara Dear Real. Io ho provato sia il Dear Real che il Rocking Blusher, così.
quello lì, e quello che preferisco tra tutti è il The Real, devo dire la verità, è quello che però mi dà un effetto più bello rispetto all'altro. Però adesso sto utilizzando l'altro, mi sa bene, però quello che mi è sempre piaciuto è il The Real. E così va bene. E adesso vado a prendere il rossetto che ho dimenticato di NYX. E questo, il Matte Rouge à Lèvres, vabbè, quello matte, nella colorazione Maison, numero 14. È un marrone scuro, quindi per chi non ama il marrone, vabbè, non va bene. Però io che sono amante del marrone, amante del nude, amante dei rosati scuri, davvero questo è uno dei più belli che abbia visto al momento, di marrone. Marrone scuro che dà alle labbra quel tocco di sofisticato, davvero, quando lo vado a mettere, davvero, a volte sembra anche grigio, guardate la luce del sole, davvero, cioè, quel Kylie Jenner particolare, quando Kylie Jenner indossa quei rossetti scuri, fighi, è un rossetto scuro figo, ecco la definizione di questo rossetto, e costava anche poco, £4,50, quindi l'ho preso. Il video degli acquisti fatti in fiera è finito, ma a breve, tra uno, due giorni, ci sarà il video invece dei non acquisti, dei regali che mi hanno fatto alla fiera. La prima volta nella mia vita che mi hanno dato in fiera qualcosa. Mai successo, ragazzi, mai successo, ce l'ho fatta. La Vale Make Up, qualcuno la conosce? Yeah, London. Vabbè, non ci pensiamo, va bene. Se siete curiosi di vedere cosa ho ricevuto in omaggio alla fiera, mettete un like. Aspetto i vostri commenti, ragazzi. Un bacio. Ciao.